E qua è un mezzo flashback, perché nell'intro, all'inizio, avevamo visto questa scena. La mela che hai rubato a Mario Auditore ha condotto più. Ah, non gli ha fatto niente. L'assassino! Fate a pezzi quel maledetto bastardo! Vabbè, siete tutte delle pippe, dai. Cazzo è? Aiuto! Esploso Ezio! Viana. Dovrebbe essere in Spagna 1507. Sequenza 9, la caduta. Non abbiamo più gli adepti, non abbiamo niente, nessuno. Siamo da soli. Mi servono munizioni. Meno male l'hai capito. Si viaggia più rapido. A quanto siamo di sincronizzazione così? Scusate, eh? 98.02. Questa ricorda molto un possibile Black Flag. Morto il cavallo, bellissimo. Aveva bisogno di munizioni. E io non ho preso... Non ho derubato. No. Non ci ho mica pensato. Vabbè, sti cazzi. Andiamo così. Via. César Borgia comanda a los navarros. Io me ne frego di voi, non posso. Invece sì, posso. Ma avete perso. Tu vieni qui? Non vieni qui, perfetto. Una vez gobernó esto. ¿Y qué ocurrió? Dice que un asesino mató a su gente. Los gobernantes. Parano spagnolo, che bello. Mandò un assassino. Qua non c'è sincro totale, vero? Non scendere sotto i 5 riquadri di salute. Sì, zio, va bene. Già ne ho persi 2. Renditi anonimo. Zitto. Aiutami, mio hijo sta herido. Però non è non perdere più di 5 riquadri, è non scendere sotto i 5 riquadri, che è diverso. Perché hanno ammazzato la donna? Perché? Noi passiamo sopra. Comunque non sono male le missioni con un percorso da seguire, eh. Hai estraído la desgracia por vuestros pecados. Así es como el Señor os castiga. Porque nuestro Dios es justo. Justicia. Corre, corre! Ma che, devo farmi anonimo? Porca puttana. Yeah.
Va bene, combatterò. Combatterò. E tu muori, tu muori, tu muori. Via. Però non muoiono al primo colpo, eh. Ok. Arrampichiamoci sulla torre. Quel checkpoint lì, ragazzi, secondo me era veramente inutile, che potevo arrampicarmi lo stesso, però vabbè. È vero che magari poi avrebbero saputo dove sarei andato, quindi sarebbe stata anche diversa la cosa. Bello in 5D così. Sa proprio di Assassin's Creed 1. Girati, Ezio. Bravo. Ti troverò, brutto bastardo. Ti prenderò, ti prenderò, ti prenderò. Allora, vediamo un attimo. Tanto tu muori così. Cascato così proprio. E ce la svigniamo. Eccolo il bastardo. Ma però, anzi, ma però non si dice. Però ok, dobbiamo scappare prima che ci prendano. Anonimi, vero? No, non necessariamente. Va bene, via. Prendiamolo. Uno. E due. Comunque c'è da dire una cosa, che il padre combatteva meglio del figlio, parlando di Rodrigo e Cesare. La mia canzone che fa così, molto simile a Taffa, però è molto simile. Cesare, sei in trappola ormai, non hai dove fuggire. Fatti sotto dunque. D'accordo. Io non posso morire, la fortuna non mi abbandonerà. Io sono il miglior combattente di tutti i tempi. Sta indietro. La sconfitta non fa per E già uno. Sfagli il colletto, bravo. Il collare, colletto, collare. Via ste merde. Bello che la prima volta che l'ho fatto ci ho messo una fatica assurda, perché ho fatto una fatica assurda, raga, perché non usavo il contrattacco. È una cosa che ho cominciato a usare da quando ho fatto ripartire la serie. Ed è comodissimo. Che gli fai adesso? Oh, via l'armatura. Roma, l'Italia, la Spagna saranno tutte mie. Ma non è così difficile sconfiggerlo, eh? Per un cazzo proprio. Via un altro pezzo. Cosa vuoi tu? Ma vaffanculo, bruto. Oh, ma
che succede? Gliel'ha piantata in gola. Il trono era mio. Ma cosa era tuo? Qualcosa non equivale ad averne diritto. Che ne sai tu? So che un vero capo serve coloro che governa. Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescati in pace. Non puoi uccidermi! Eh no, ti lo dice. Un uomo può uccidermi! Allora ti lascerò nelle mani del fato. Lo butta sotto. Addio Cesare Borgia. Padre e figlio sconfitti. Adesso basta sconfiggere lo Spirito Santo e siamo a posto. Battutaccia. Il trono era mio. Che ne sai tu? Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! Tranne uno. Ezio Auditore, da Firenze. La va a rimettere nella cripta di Roma, ecco. Da dove si iniziò? Il Colosseo perché è così restaurato? Può darsi che sia quello di oggi, sapete? Il principe, trofeo guadagnato.